Il settore del biologico è cresciuto tantissimo negli ultimi anni ed è passato da essere un settore di nicchia scelto da pochi produttori e consumatori fino a diventare una vera e propria scelta quotidiana da parte di tanti. Questo ha portato a una maggiore diffusione all'interno della grande distribuzione organizzata di prodotti a marchio bio e di conseguenza alla volontà di investire in linee a marchio bio da parte dei grandi produttori alimentari. Ad oggi, infatti, il mercato del biologico ha un valore pari a 106 miliardi di euro di fatturato e sono sempre di più i paesi che al mondo decidono di investire nel settore biologico. Sono più di 3 milioni i produttori che hanno deciso di aderire a una filosofia bio, il che ha portato a una crescita dell'1,6% fra il 2018 e il 2019 dei terreni mondiali coltivati in maniera biologica. Le normative dell'Unione Europea riguardo all'agricoltura biologica sono pensate per garantire elevati standard di sicurezza su tutti i processi di produzione e distribuzione di prodotti a marchio bio. Nello specifico, il regolamento 889, emesso nel 2008, sancisce il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati, pesticidi e conservanti su tutta la filiera di produzione dei prodotti a marchio bio. Tutte le aziende che desiderano produrre alimenti a marchio bio all'interno dell'Unione Europea devono di conseguenza utilizzare solo materie prime che rispettino questi regolamenti. Col forte sviluppo del settore biologico sono aumentati anche i controlli da parte delle autorità competenti, al fine di verificare che tutti i prodotti etichettati biologici rispettino i requisiti di legge riguardo alla presenza di OGM, conservanti e pesticidi. Per portare un esempio, il RASP, l'ente di controllo rapido per alimenti e mangimi, nel 2019 ha emesso numerosi alert per un enzima che veniva utilizzato per la produzione di bevande vegetali a marchio bio. All'interno del prodotto in questione sono state rilevate infatti tracce di DNA di microrganismi geneticamente modificati, il che ha portato a un ritiro dal mercato del prodotto e di conseguenza a una carenza di materia prima per i produttori di bevande vegetali a marchio bio. AEB ha quindi deciso di lanciare una nuova linea di enzimi specifici per le produzioni biologiche, al fine di permettere a tutti i suoi clienti di mantenere alti standard produttivi nel rispetto delle normative vigenti. I nostri prodotti sono infatti certificati OGM free tramite analisi effettuate su ogni singolo lotto da parte di laboratori europei certificati. Inoltre, non presentano al loro interno conservanti non permessi dalla normativa europea, come il benzoato e il sorbato, che sono stati sostituiti invece con sostanze ammesse, come il cloruro di sodio. AEB propone tre nuovi enzimi a marchio bio. Il primo, l'endozim cellofree TF, è un preparato a base di cellulasi e pectinasi, pensato per favorire l'idrolisi dei polisaccaridi complessi. Questo prodotto potrà essere utilizzato, oltre che nella produzione delle bevande vegetali, anche in tutte le preparazioni che prevedono la macerazione o la produzione di purè di frutta. Il secondo prodotto, l'endozim alfamil PF-NaCl, si basa sull'attività di un'alfamilase termostabile ad altissima concentrazione. Grazie alla sua eccellente resistenza alla temperatura, permette la completa liquefazione dell'amido e la riduzione della viscosità in fase di gelatinizzazione. Questo prodotto potrà essere utilizzato in tutti i processi di lavorazione dell'amido e in particolare nella produzione della birra. Infine abbiamo Endozim XLC, un prodotto che grazie alla presenza di cellulasi ed ixilanasi permette la completa degradazione di cellulosa ed emicellulosa. Questo prodotto, dalle ampie prospettive di impiego, potrà essere utilizzato principalmente per la produzione di succhi di frutta, ma più in generale anche per aumentare l'estrazione da tutti i substrati vegetali.